Devin Kelley, l'autore della strage di domenica nella chiesa battista di Sutherland Springs, 65 km a est di San Antonio, in Texas, non avrebbe potuto possedere delle armi. Nel 2014, quando prestava servizio all'aeronautica militare statunitense, venne condannato da una corte marziale per abusi sulla prima moglie e il figliastro. Una condanna che portò al suo congedo con disonore, fattispecie che avrebbe dovuto far scattare per Kelley l'interdizione federale all'acquisto e al possesso di armi. E invece, per un errore burocratico, così non è stato, e nel database del National Criminal Information Center di lui non c'è mai stata alcuna traccia. In questo modo Kelley, negli ultimi 3 anni, ha potuto acquistare almeno 3 pistole e quel fucile semiautomatico con cui domenica ha ucciso 26 persone innocenti. La metà erano bambini. Non c'entrano le armi, si tratta dell'azione di uno squilibrato, ha detto ieri dal Giappone il presidente americano Donald Trump, ma uno squilibrato senza armi non avrebbe certo potuto commettere quella strage. Non per terrorismo, non per razzismo, per qualsiasi altra ideologia o idea malata e distorta. Secondo gli inquirenti, Kelley avrebbe ucciso per motivi personali di odio verso la sua seconda moglie e la famiglia di lei. Quella chiesa era frequentata assiduamente dai suoceri e solamente per un caso, domenica, non erano lì. Vestito di nero, con il volto coperto da una maschera, è entrato nella piccola chiesa e, percorrendo il corridoio centrale tra i banchi e gli inginocchiatoi, ha sparato cercando di colpire tutti e 50 i fedeli presenti. La gente diceva a bassa voce: "È qui, è qui." Tutti piangevano. Io mi ero nascosta sotto i banchi e l'ho visto andare avanti e indietro. Avevo il terrore di essere colpita, dice questa donna, una dei superstiti, rimasta comunque ferita. Subito dopo è uscito dalla chiesa e, mentre cercava di scappare, è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile sparati da 2 persone, 2 civili, che lo hanno inseguito fino a quando, sentitosi braccato, Kelley ha posto fine alla sua vita.